siamo un partito, non siamo una casta. Siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Grazie Presidente. Allora, prima di fare un intervento ai sensi dell'articolo 33 volevo fare una breve precisazione. Volevo dire che qualsiasi intervento, interrogazione, discussione io porto in quest'Aula non la faccio con nessuna intenzione di dare lezioni a nessuno. Anzi, io in campagna elettorale l'ho sempre detto che questa per me era un'esperienza per imparare qualcosa. Io sono qui per imparare, ma sono qui anche come portavoce dei cittadini. Quindi quello che io esprimo in quest'Aula è la voce dei cittadini che sono diciamo sopra di me, sopra e a fianco a me. Allora, il primo intervento lo faccio ai sensi dell'articolo 33 e riguarda diciamo quello che ho letto in questi giorni, stiamo leggendo in questi giorni sui giornali circa. Ha difficoltà a sentirmi, Presidente? È un rimbombo e non capisco. Devo parlare più a bassa voce. Devo abbassare la voce io? La voce sta più lontana. Ah, ok, grazie. Ah, ok. Infatti mi vedevo la Presidente. L'intervento che volevo fare, ai sensi dell'articolo 33, era circa quello che si legge in questi giorni sui giornali sulla richiesta del circo Martini Orfei di uno spettacolo nel comune di Monza. E io non ho nulla contro il circo, però recentemente questo circo è stato anche sulle cronache dei giornali per la morte di un animale che era praticamente scappato, l'hanno sedato, hanno esagerato con la dose e c'è rimasto. E io non so se il comune di Monza prevede, ho provato a cercare nel regolamento, mi pare che non ci sia diciamo il divieto per i circhi che utilizzano animali esotici di poter fare il loro spettacolo, e quindi non è che sto chiedendo alla giunta di non dare il permesso, però essendo che l'utilizzo di animali esotici nei circhi è una pratica cruenta, è una pratica che sottopone questi animali a sofferenze indescrivibili, potete immaginare insomma un animale esotico che viene portato a Monza che viene messo lì per il divertimento delle persone come se la vive. Mi auguro che perlomeno questa giunta voglia emettere un comunicato, fare una comunicazione per dire che non può negare il permesso al circo, ma non è comunque non le piace comunque che venga utilizzato che vengano utilizzati animali esotici, questa pratica degli animali esotici nei circhi, perché è una cosa poco bella. E poi mi auguro, adesso ci adoperiamo anche noi per proporre un qualcosa da mettere nel regolamento, nello statuto, vedremo, per vietare poi dagli anni prossimi, dagli anni successivi, che vengano dati permessi a attività circensi che utilizzano animali esotici. Passo al mio secondo intervento. Una interrogazione ai sensi dell'articolo 37 del regolamento che riguarda la chiusura del noleggio biciclette di Cascina Bastia. Anche qui, sempre dalla stampa locale, apprendiamo che è stato chiuso il noleggio. Noleggio bici per la Cascina Bastia del Parco di Monza. La concessione era scaduta il 30 settembre scorso. La Bastia dovrà essere sottoposta, come sappiamo, ad interventi di sistemazione. Per questo motivo il servizio è stato sospeso. In realtà si potrebbe trattare di una lunga sospensione, dato che al momento gli enti preposti alla partita non hanno ancora preso alcuna delle decisioni in merito al futuro della struttura e delle attività che vi ospitava. Non si sa ancora se verranno fatti due bandi distinti, uno per i lavori di riqualificazione e uno per la gestione del noleggio, oppure un bando unico per affidare ad un solo soggetto privato restauro e noleggio, che è una pratica che si usa molto ultimamente. La questione merita l'attenzione generale degli amministratori monzesi, secondo noi. Il noleggio bici ha acquisito sempre di più nel tempo un valore di prezioso presidio, diventando altresì gradito servizio per molti abituali frequentatori del parco e per i visitatori estemporanei. Per entrambe queste categorie, vedere che il noleggio è chiuso non sarà sicuramente una cosa piacevole. Per gli storici gestori, invece, la chiusura significa l'immediata perdita del posto di lavoro, i posti di lavoro, tanti che mancano, con scarse prospettive per il futuro. Infatti, ormai la ex responsabile del servizio, che ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare a eventuali bandi,
vede comunque difficile la possibilità, in quanto si parla di bike sharing in città, giustamente, perché per certi aspetti è molto valida questa iniziativa che stiamo portando avanti. Però se anche questo progetto, anche la Cascina Bastia, rientrasse nel progetto del bike sharing, diventerebbe molto difficile per i gestori poter concorrere al bando. Ricordiamo tra l'altro che proprio qualche anno fa i gestori del noleggio bici, su richiesta anche dell'amministrazione, ha rinnovato il parco bici, ha quindi investito per poter offrire un servizio migliore. Quindi riteniamo doveroso un intervento che permetta di far proseguire l'attività con un regime transitorio, finché non si prenderanno le decisioni. Ciò anche in virtù di tempi che sicuramente non saranno brevi tra definizione del bando e lavori di riqualificazione della Bastia. Non è tutto. Non vorremmo infatti che la Bastia diventasse il primo tassello di quel pericoloso mosaico di cui si sente ogni tanto parlare. Non è un mistero che ci sia la prospettiva di cedere la gestione complessiva delle attività nel parco ad un unico ente privato. La formula, definita Global Service, metterebbe nelle mani di un solo soggetto molti servizi, dalla cura del verde, la gestione delle strutture, i bar, quant'altro. Si tratta di un'ipotesi da rigettare assolutamente per molti motivi che adesso qui brevemente e velocemente vi elenco. Possibile scadimento dei servizi. Infatti è difficile che un solo gestore, un solo ente possa avere le competenze a 360 gradi, quindi ne deriva l'immancabile subappalto dei servizi, chiaramente a risparmio, anche perché le gare si fanno a risparmio e quindi... Perdita di importanti competenze e professionalità. L'amministrazione Parco ha dimostrato negli ultimi anni di saper operare al meglio, pur tra mille ristrettezze e difficoltà. I dipendenti, il cui futuro è tuttora da definire, tra l'altro, dopo l'arrivo del consorzio Villareale, hanno anche acquisito quell'importante patrimonio che possiamo chiamare memoria storica. Poi ci potrebbero essere molto probabilmente delle ricadute globali. Infatti in caso di fallimento o inadempienza della società, questa è una, fallisce una, il parco chiude. Perdita di posti di lavoro, la distribuzione dei servizi su più enti significa anche maggiore possibilità di lavoro. Nell'immediato, lo ribadiamo, c'è invece il timore che la Cascina Bastia rimanga a lungo in stato di abbandono e con conseguenti ricadute negative per lo stabile. Per quello chiediamo che ci sia un regime provvisorio, fare in modo che non venga abbandonato. Chiediamo a questa amministrazione, e in particolare ai suoi referenti presso il Consorzio Parco e Villa Reale, di attivarsi per un regime transitorio che permetta ai gestori, che tra l'altro sono anche disponibili ad effettuare alcuni interventi necessari e indifferibili sulla struttura, di riprendere la propria attività e ai cittadini di avere di nuovo a disposizione un importante e storico servizio. E questa è una, è finito. L'altra... intervento, sarò più breve, questo l'ho voluto leggere tutto perché mi sembrava importante e quindi ho tolto un po' più di tempo agli altri, questo sarò molto più breve. È sempre un'interrogazione, ai sensi dell'articolo 37, riguarda la pulizia delle strade della città mediante l'ausilio di mezzi dotati di lance per il lavaggio con acqua pressurizzata per la superficie stradale. A maggio del 2011 la Giunta aveva fatto sapere a mezzo stampa tramite l'assessore ambiente l'avvio di una sperimentazione dal costo di 32.000 euro per valutare i benefici della pulizia delle strade con il metodo Sweepy Jet, lavaggio della superficie stradale appunto con acqua spruzzata, cioè quello che viene fatto anche a Milano. Quando passano i camion c'è un operatore che praticamente passa attraverso le macchine con una lancia che spruzza acqua a alta pressione e fa il lavaggio delle strade senza la necessità di dover spostare le auto. Questo potrebbe essere molto utile per due motivi. Poi vabbè, l'interrogazione più lunga, qui brevemente, sia per il fatto che diamo un servizio migliore ai cittadini, agli automobilisti che in questa città sono vessati, perché sono, insomma, la mobilità lo vediamo com'è, è un po' difficoltosa, almeno gli facciamo una sorta di contettino, almeno possono parcheggiare la sera stando tranquilli, e in secondo luogo perché si eliminerebbe in alcune zone dove ci sono dei cantieri tipo Viale Lombardia il sollevarsi di particolato PM10 che è dannoso per la salute. Vabbè, qua c'è l'interrogazione. Sì, in replica alla risposta dell'assessore sulla mia interrogazione, brevissimamente, posso? C'è l'articolo 18,2
vieta che questi animali vengano sottoposti a stress da parte del pubblico. No, da quello che ho capito io, per quello che mi ha detto. Stress o sollecitazione da parte del pubblico. Cioè, la pratica non è quella, cioè lo stress non viene da quello, lo stress viene dal fatto che questi animali vengono addestrati in maniera, cioè quindi, vabbè, no, per dirle, va bene la sua risposta, io però sollecito comunque la giunta a fare, a esprimersi su questo tipo di attività circensi, cioè non, questi animali vengono maltrattati, ma non vengono maltrattati dal pubblico che va lì a vedere, il pubblico lì vanno a vedere, noi chiediamo anche alla gente di non andarla a vedere, vengono maltrattati semplicemente perché per come vengono trasportati e per come vengono addestrati, cioè tutto qui.